Gioca tutto dagli 11 metri, la distanza che può portare verso la gloria o le critiche, gli allori o la sconfitta. Tenetevi forte, questo è il calcio, il dramma di questo sport, allo stato puro. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. Uno a uno, freddissimo qui. È 1-1 adesso, è riuscito a riequilibrare l'incontro. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Tocca al terzo tiratore. Siamo a metà della lotteria dei rigori. E così siamo sul 3-3. Si fa avanti. Sarà il quarto tiratore della sua squadra. Ha preso la decisione giusta. Ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Occhi fissi sul pallone. Toccherà a lui tirare il quarto rigore. Colpisce il palo, clamoroso. Ha cercato la precisione. Il legno gli ha negato il gol. Si appresta a calciare un rigore pesantissimo. Stiamo a vedere se ce la fa. La partita è finita. Non va. Manca l'appuntamento con la vittoria. Il portiere era battuto, ma ci ha pensato il legno a respingere la conclusione. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. È dentro! C'è ancora speranza! Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Da qui in poi si va ad oltranza, un errore ed è finita. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Ecco il settimo tiratore di questa roulette infinita. Grande parata! Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Non deve far entrare questa palla o è finita. Incredibile, doveva pararla a tutti i costi e c'è riuscito. Grande intuito del portiere. Bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. C'è il gol. I tifosi fanno bene a crederci ancora. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. E la palla è sul dischetto.
Sarà il nono rigore a decidere finalmente questa partita. Ha corso un gran rischio tirando centralmente, gli è andata bene. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Ed eccoci al decimo, ripeto, decimo calcio di rigore. Parato, grande salvataggio del portiere. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Deve assolutamente parare questo rigore. E questo è il tiro che decide la partita. Avevano già in testa la possibilità di giocarsi la finale. E oggi però sono un po' mancati. Grande delusione per loro. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Uscire a un passo... Si gioca tutto dagli 11 metri. La distanza che può portare verso la gloria o le critiche, gli allori o la sconfitta. Tenetevi forte. Questo è il calcio, il dramma di questo sport, allo stato puro. Il tiratore piazza la palla sul dischetto. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0, freddissimo, alle spalle del portiere. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. 1-1, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. E adesso è il turno del secondo rigorista. Sul palo! Ha cercato la precisione, il legno gli ha negato il gol. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Spiazza il portiere in sacca. Rigore calciato con grande sicurezza. Deve averlo provato diverse volte in allenamento. L'Atalanta ha la possibilità di pareggiare i conti con questo calcio di rigore. Dimostra sangue freddo imbucando alla sinistra. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si va avanti. E il portiere la vede passare alla sua destra. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Il divario tra le due squadre al momento è di un solo gol. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Si fa avanti. Sarà il quarto tiratore della sua squadra. Una parata fantastica. Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. L'ultimo dei cinque rigoristi si prepara a calciare. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione. E lui ce l'ha avuta. La Fiorentina deve segnare a tutti i costi. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. E ora si va ad oltranza. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. E ha un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Deve assolutamente parare questo rigore. I tifosi esultano per il gol che decide la gara. E quella in semifinale è una delle sconfitte più dolorose che si possa provare in carriera. Ti senti a un passo dal traguardo improvvisamente. Tutto finisce.
E invece la tua analisi di questa gara? C'è qualcosa di crudele ma anche di affascinante in questo epilogo. Dal dischetto si decide la storia di questa stagione. Segnare ora è importantissimo per partire con il piede giusto. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Uno a uno, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. Stupenda parata del portiere. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Si prepara a battere il secondo rigore. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Grande intuito del portiere, bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Palla da una parte, portiere dall'altra. Rigore calciato con grande sicurezza, deve averlo provato diverse volte in allenamento. Ecco il terzo rigorista nei pressi del dischetto. Ha spiazzato il portiere, no problem. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Si fa avanti, sarà il quarto tiratore della sua squadra. E sbaglia! Tirato malissimo! Un rigore che vale la vittoria. Stiamo a vedere se ce la fa, la partita è finita. Parato! Mantiene in corsa la sua squadra. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Se questo pallone non entra, la partita è finita. È rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. E la palla è sul dischetto. Da qui in poi si va ad oltranza, un errore ed è finita. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. E adesso possiamo dirlo, adesso è tutto vero. Una grande impresa, la gioia del tecnico, quella dei giocatori, ma soprattutto quella dei tifosi, per un trionfo atteso dall'inizio dell'anno. Questi sono momenti magici per tutta la squadra, ricordi indelebili per i sostenitori e motivo d'orgoglio per la società. Un capitolo brillante da aggiungere ai loro annali.